Siamo di nuovo in diretta al Pala Principe di Porto Potenza. Inizia adesso il secondo quarto di questo match bellissimo e equilibratissimo. 14-12 il punteggio tra Porto Potenza e i francesi Le Puy. E va subito a canestro la squadra in casacca bianca di casa del Porto Potenza. Dicevamo, Gianluca, un bel primo tempo, molto equilibrato e intenso. Sì, una partita finora all'altezza delle aspettative. Adesso Santo Stefano è riuscito ad aprire il quarto nel migliore dei modi con questo canestro. Ed ora è in vantaggio di 4 punti. Piccoli vantaggi che in queste partite possono fare la differenza. Ma ora è il turno della squadra francese, Le Puy. Vediamo se riuscirà a realizzare. Eccolo lì, arriva il canestro anche delle Puy, realizzato dal numero 10 Arnaud. Meglio. C'è il fallo, dovrebbe essere fallo fischiato la difesa delle Puy. Messa dal fondo a seguito di questo fallo. Se ne occupa Meyawi, che apre per Bezzetti e apre dall'altra parte per il capitano Tanghe, che sfrutta il blocco e realizza. Solo rete per Tanghe. Anche Tanghe, quando riesce a prendere la mira da lì, è molto pericoloso. Bravissimo anche in fase difensiva Dimitri. Sì, ha recuperato parecchi palloni. Anche nel primo quarto è riuscito a disinnescare qualche contropiede della squadra francese. Molto concentrato, anche qui si vede la forza del capitano, che trasmette ai suoi compagni di squadra l'intensità di gioco e la concentrazione. Sì, essere il capitano di una squadra non è solo dal punto di vista cartaceo sulla carta, ma anche in campo fa la differenza. Bisogna mantenere sempre i compagni lucidi ed essere il primo ad incoraggiarli quando le cose stanno andando male. Bezzetti sbaglia il primo, realizza il secondo. 19-14, più 5 per Porto Potenza. Piccolo margine per i Porto Potentini. Meyawi. Tanta intensità in difesa da parte di Porto Potenza, che sta dando i suoi frutti. Questa dovrebbe essere la seconda o terza palla recuperata consecutiva. Grande e bel lavoro in difesa, che sta mettendo in difficoltà, in seria difficoltà, la squadra delle Puy. E c'è un recupero di Bezzetti dopo il tiro dalla media distanza di Meyawi. Come potete vedere, molto intenso il gioco. C'è una gran differenza rispetto ad altri match che abbiamo visto in questi giorni, in cui il gap tra le due squadre era superiore. Qua sono due squadre che si più equilibrate in campo, e davvero molto intensa questa partita finora. Sì, finora ci stanno facendo assistere a un bellissimo spettacolo. Adesso la Santo Stefano è riuscita ad andare in vantaggio, ma dovrà mantenerlo per altri minuti, altri due quarti, più 7 minuti di questo secondo quarto. Vediamo come andrà a finire, perché è molto difficile ora tirare le somme, anche se a differenza nelle partite precedenti era un po' più facile tirare le somme, quasi, non diciamo all'inizio della partita, ma... Sì, si vedeva fin dall'inizio che gli equilibri erano diversi rispetto a questa gara. Ricordiamo anche, visto che ci siamo e approfittiamo di questo time out, che questa sera alle ore 19.30 all'interno del TG3 Marche, e domani alle ore 14 andrà un servizio
dedicato alla Santo Stefano Sport, un servizio che ha realizzato con noi la giornalista della GR Marche, Barbara Marini, e quindi ringraziamo la GR Marche per essere per confermare di esserci vicina e di seguirci. Quindi due servizi, non vi anticipiamo i contenuti, comunque saranno dei servizi in cui verranno raccontate delle storie veramente molto molto belle, perché questo sport, e la Santo Stefano Sport in particolare, non è solo risultati, è molto, molto, ovviamente una gran parte sono i risultati sportivi sul campo, ma non è solo questo, sono anche tante tante belle storie di ragazzi che hanno ritrovato se stessi grazie alla potere dello sport. Sì, questo è un grande esempio di quello che lo sport può fare e può dare. Intanto c'è Meia Wii ancora, altro due punti per la Santo Stefano, 23-14, e la Francia qui deve ora ritornare in partita, perché ancora Dimitri Tang che aveva recuperato un pallone, non ci sta, non accetta la decisione arbitrale, o meglio l'accetta, ma ha avuto un attimo da ridire perché era convinto di aver recuperato questo pallone. Intanto in campo è entrato Enrico Ghione, centro della Santo Stefano e della nazionale italiana, con il numero 7. Enrico Ghione, anche un altro giocatore di alto calibro, può dare molto fastidio sotto l'area anche con la sua fisicità, come abbiamo visto in questo caso. E c'è un grande recupero di Sofian Meyawi. Anche qui si vede l'esperienza, il carisma di un giocatore quando riesce ad andare a recuperare questi palloni. Sì, Meyawi aveva già capito l'intenzione dell'avversario già da quando aveva preso il pallone sulle mani. Come possiamo vedere, se le danno di santa ragione i giocatori in campo, non si risparmiano proprio. Sì, danno il tutto per tutto in questa partita. I francesi, la squadra francese ancora deve sbloccarsi dal punteggio di 14 punti. Un secondo al tiro, arriva la sirena dei 24 secondi. Ottima difesa da parte della Santo Stefano, che lascia pochissimo, anzi in questo caso non lascia proprio nulla, neanche il tiro. Tosatto che lascia il pallone, come sempre quando è in campo lui, a Meia Wii, che è il playmaker di questa squadra, che se ne va da solo, taglia la difesa come un burro, ma sbaglia qua nel momento più bello. Ha visto lo spazio libero, ci si è fondato sotto il canestro, purtroppo non è riuscito a realizzare, ma capita purtroppo. C'è questo tiro sul filo della sirena del numero 5 francese, Michael Wright. Tanghe prende la mira,
alza la parabola, sbaglia, Tosatto fa lo stesso, sbaglia anche lui. Doppio errore della Santo Stefano, poteva essere il vantaggio in doppia cifra. Il punteggio rimane bloccato sul più 9 per Santo Stefano. Ione sbaglia anche lui, troppi errori in questa fase. Ancora palla Santo Stefano. Enrico Ghione. E realizza ancora Tanghe. Che recupera anche questo pallone. Brutto errore qua del Lepuy con questo passaggio dalla rimessa. La Santo Stefano ne approfitta subito per recuperare un possesso. Meiawi aveva fatto un pensierino da tre, poi ci ha ripensato. Tanghe dalla linea di tiro libero realizza, praticamente è un finto tiro libero. Più 13 il vantaggio Santo Stefano, che arriva in doppia cifra. Scialla per Wright, che subisce fallo. Vediamo se con questi due tiri liberi i francesi riescono a sbloccare il proprio risultato. Per la squadra ospite con il tiro libero 2 su 2. Due punti di Wright, 27 Santo Stefano, 16 Lepuy. Meiawi con il pallone vuole tirare tre punti, poi ci ripensa, decide di penetrare in area, viene fermato ancora Meiawi, raddoppiato addirittura, riesce a scappare dai suoi difensori. Meiawi sotto il canestro riesce a tirare ma non a realizzare. Comunque sono due tiri liberi per il giocatore francese della Santo Stefano. Su 2 per Meiawi, possesso per Lepuy. Grande recupero di Meiawi, contropiede per la Santo Stefano, passaggio lungo per Ghione che riesce a prendere la palla a realizzare due punti di Ghione. Controbatte Lepuy con i due punti, 30-18, buon vantaggio preso dalla Santo Stefano. Ora è la squadra francese a rincorrere. Quando mancano meno di 3 minuti al termine di questo primo tempo, Santo Stefano, Ubi Banca, Porto Potenza, Picena, contro la squadra Lepuy della Francia. E quella è proprio la sua mattonella. Capitano Dimitri Tanghe realizza ancora da lì e lo fa indistintamente da destra e da sinistra.
Nafiz Arnau prova ad andare al tiro, non ce la fa, ma va alla lunetta per aver subito fallo. Sì, adesso entrambe le squadre sono in bonus, quindi ogni fallo saranno due tiri liberi. C'è il cambio per il Santo Stefano, entra Bezzetti, esce Ghione. Grande partita di Ghione finora. Vogliamo spiegare la regola del bonus, Gianluca? Allora sì, Nico, la regola del bonus funziona così, che entrambe le squadre hanno 4 falli di margine, fino a che al quinto fallo, per ogni fallo, anche se non è sul tiro, saranno tirati 2 tiri liberi. Quindi in questo caso Santo Stefano ha commesso il quinto fallo e quindi la squadra francese ha tirato 2 tiri liberi. E quindi anche se viene commesso da quarto fallo in poi, anche se viene commesso fallo non in fase di tiro, si va sempre comunque alla lunetta. Cambio anche per i francesi, esce Wright ed entra Damoiseau, Romain Damoiseau, uno dei giocatori più giovani della compagine francese. Soufiane Meyaoui realizza dalla lunetta, per lui è un derby questo contro i suoi connazionali. Sbaglia il secondo, ma c'è, credo sia stata un'invasione. Invasione? Non ho visto bene perché avevo giocatori davanti e non ho visto la segnalazione arbitrale. Parte in velocità Omar Zidi, fa un po' confusione la squadra francese che si sta un po' perdendo. 33-20 il punteggio, sembra un po' cominciare ad esaurire un po' lo sprint iniziale la squadra francese, ma nel basket mai dire mai, soprattutto quando il vantaggio comunque non è poi così ampio come in questo caso. 13 punti non sono pochi, ma nel basket si possono anche recuperare in pochissimo, e ora diventano 15. Beh, adesso i francesi hanno tra un minuto e mezzo, hanno 20 minuti per riordinare, rinfrescare le idee. Sicuramente torneranno in campo dopo nel terzo quarto al meglio. Intanto qua ancora abbiamo visto Tosatto combattere sulla palla vagante, ma viene premiata la squadra delle Puy con il possesso della palla. E ci stiamo avvicinando all'ultimo minuto di questo secondo quarto. Passaggio sbagliato. Si stanno un po' andando un po' in bambola i francesi, che hanno sbagliato anche questa rimessa al fondo. C'è stata anche un'infrazione per Luca, ma è sfuggito. Praticamente la regola dice che se nel caso, nella rimessa, la palla entra in campo, io rimetto la palla in campo e poi esce fuori senza che nessuno l'abbia toccata, la rimessa si ripete nella posizione di partenza, però cambiando possesso. Grazie Gianluca, da qui si vede anche i tuoi trascorsi e anche i tuoi presenti nel basket in piedi. Tu giochi con la Faleriense. Sì, alla fine il basket in carrozzina non cambia tanto, altra triple di Meyaoui, ma tanto ormai è la normalità, diciamolo. Non ci sorprendiamo più quando Meyaoui realizza una bomba, e neanche quando Bezzetti recupera un pallone, perché è sempre un leone sia in attacco che in difesa. E c'è questo bellissimo canestro, bella la manovra d'attacco. Sì, con il recupero e poi subito andare a finalizzare l'azione. Possiamo anche dire che il Porto Potentini
al netto delle tante palle sbagliate dei francesi, però stanno pezzettino dopo pezzettino smontando i francesi. Il vantaggio è arrivato a 20 punti, però anche psicologicamente li hanno smontati piano piano, perché quell'intensità di partenza poi è stata contrastata da un'altrettanto tosta intensità da parte dei nostri ragazzi. E quindi, ma dalla regia Gian Nicola ci fa ampi cenni di chiudere, quindi noi vi salutiamo, diamo appuntamento tra meno di 15 minuti sempre qui ai microfoni Gianluca Sebastiani e Nico Coppari. 20-40 il punteggio a vantaggio della Santo Stefano.